Ragazzi, sto fa la Calerola Chicos. Ciao ragazzi, guardate dove sono. Sono nel centro del mondo praticamente, raga. A Times Square, guardate che bellezza. Assurdo, veramente assurdo. È stupendo, stupendo davvero. Sotto sta piazza è vero che è turistica, ma è bellissima. Ragazzi, starete aspettando ora, giustamente, di guardare la mia faccia. Pensate che sono le 11 di sera qui a New York, quindi dovrebbero essere le 5 di mattina praticamente lì, le 5 di notte, 5 di mattina di italiane, e non ho dormito tutto il volo da stamattina alle 9 fino a stasera. Il momento arriverà tra poco, ci faremo vedere io e Idax. Facciamo vedere? Sì. Facciamo so please please please. Yeah? Facciamo? Freddissimo, però raga, siamo felici perché è un'esperienza che auguro di fare a tutti. E niente, raga, non so che dirvi, alla fine la faccia non è che chissà che cosa. Cercherò ovviamente di portare anche qualche altro vlog che non posso purtroppo editare. Spero che questa idea, questo pensiero vi sia piaciuto. Come rosso. Passiamo col rosso così, facciamo gli italiani proprio ignoranti. Ci vediamo al prossimo video, magari sempre un altro vloggino da New York, magari dalla Statua della Libertà, ora vediamo ragazzi. Un bacione, un abbraccio da uno stanco zio, ma che vi pensa sempre. Siamo vicino alla Statua della Libertà, siamo appena usciti dalla metropolitana. Fantastico, fantastico. Qui ragazzi abbiamo praticamente il memoriale, tutte le vittime che hanno lottato per la libertà degli Stati Uniti. C'è questa aquila bellissima. E qui, di fronte a noi, lì in lontananza, abbiamo la Statua della Libertà. Stiamo andando praticamente a prendere questo battello che ci porterà sulla Statua della Libertà. Fa un freddo cane. In questo caso cane americano, bulldog americano, che porta battuta. Eccola lì raga, la Statua della Libertà, il segno della libertà, il simbolo della libertà degli statunitensi. E lì in lontananza c'è uno skyline, è un paesaggio mozzafiato, se magari questi si levano avanti, veramente qualcosa di spettacolare. Allora raga, vediamo un po' la Idax cosa ne pensa di questa Statua della Libertà. Cosa esprime? Cosa esprime? Cosa dice? Esprime. Guarda che secondo me c'è un po' di zoom. Indipendenza. Aspetta raga, sono ancora un po' avvezzo con le fotocamere, un po' ritardato, un po' principiante. Compagno, il famosissimo Fonzo. YouTuber. Tensione. Alfix. Tensione ragazzi. Alfix. E invece voi siete su YouTube comunque. Ciao. Ciao YouTube. Ha cambiato voce. Ciao. Ciao. Diventa robotica. Ciao. Mi chiamo Luis. Ciao, mi chiamo Alfix. E vabbè raga, noi torniamo. Qua abbiamo la Ida della Libertà. Torniamo sì. E dobbiamo farci una bella fila ora per sì, abbiamo fatto un sacco di foto, abbiamo ascoltato dal citofono qua dal nuovo iPhone 11. Abbiamo foto vedrete l'anno prossimo, novembre dell'anno prossimo uscirà. Sì. Costerà 1500 euro. Abbiamo sentito un po' la storia di come è stata costruita e cosa significa il simbolo della Statua della Libertà. E nulla, ora dobbiamo farci una gran bella fila per tornare a New York. Sul battello. Sì, ma il problema è che questo è un video. World Trade Center ed è veramente spettacolare. Questo ragazzi è il memoriale delle Torri Gemelle. Qui giaceva
una delle due torri. Guarda che spettacolo. Con tutti i nomi dei morti. Scritto su questa murales. E lì c'è un'altra. Yeah, sono al World Trade Center. Spettacolare. Stiamo appena entrando. Questa è la torre più alta dell'Occidente. Mi sembra tipo i Gardaland dei giochi paurosi. Welcome to One World Observatory. 102° piano. Libertà, eh? Vediamo se riesco con lo zoom. Pianista. Vai. Vai. Ehi. Hey. No. Ehi. Aspetta. Affa, fai bene, dai, fai tipo una cosa così. No, fa buono. Passano i bambini che lo vogliono fare. Vogliamo. Non funziona. Grazie a tutti. Fa un freddo all'ombra, però adesso gli sta bene. Stiamo andando a vedere la partita del Napoli. Napoli-Juve, anche a New York, ragazzi. Sempre, sempre e comunque forza Napoli. Andiamo a una pizzeria italiana, magari faccio qualche fotografia, qualche video per vedere un po' la pizza com'è. È come il tifo, che sicuramente ci sono tantissimi napoletani. E forse juventini, attenzione. Ti do un grande bacio. Eccoci entrati nel ristorante italiano, ragazzi, di Balsa. Cosa bella, vietato accesso ai gobbi. Mi spiace per i juventini. Raga, dopo la sconfitta incredibile del Napoli per 1-0, ci consoliamo qui nel mondo degli zuccheri. Lo zucchero, sì, un bel mini candy sushi. No, è più bello questo. Vedi quello, ah, questo è il panino. Questo è il panino. Però vedere. Aspetta, te lo do questo. No, vabbè, stupendo. Abbiamo... Questa signorina. È una margherita. Fa un po' schifo questa margherita. Cioè, io me la mangerei tutta ad un botto, me la compro. Raga, siamo alla Starbucks. Non abbiamo preso nessuna schifezza di dolce e ci prendiamo la fila. Questa volta ho scritto, ho detto Alfix, non sbaglio a scrivere, come molti di voi fanno, errore, PHY, eh? Finzi. Quindi? Quindi Starbucks bocciato. Raga, siamo a Little Italy, che secondo me ci sta un cazzo dell'Italia, però vediamo un po'. Non c'è niente di italiano comunque, tutta roba cinese. Tutta roba cinese, da questo che hai fatto? Ragazzi, guardate che belle scarpette giovanili che ha comprato Ida. Vediamo un po'. Moda, si portano. Guardate, le scarpe della nonna. Noni! Quando me le metterò, dai. Che ti dirò? Guarda, raga, cioè dobbiamo andare a visitare l'Empire State Building. Pensavo di spendere $14, $15 di Uber. All'improvviso sono uscito dalla macchina, mi è arrivato un messaggino. $36, cioè praticamente più di $40, 4 di noi, per fare 3 km. Bene, vabbè, comunque
Siamo per entrare, che bello. Siccome abbiamo già il ticket di City Pass prenotato online, ora lo facciamo subito. Do something useful! Got it, alright, they're coming up to the 80th floor. We're headed to the top of the Empire State Building, right here in the heart of New York City. Che vista, ragazzi, mamma mia, assurdo. Buongiorno ragazzi, oggi siamo sul ponte di Brooklyn, quello della marca delle gomme, Brooklyn, vero? Eccoci qua, proprio vicino alla prima arcata, secondo anello, cioè non so come, come si chiama questo? Ponte di Brooklyn. Ponte. Stiamo scendendo praticamente a New York, guardate qui ragazzi. Siamo a Times Square, potete vedere, non si capisce Times nulla. Times Square, di giorno è peggio di notte, cioè sì, sta molto di giorno c'è tantissimi turisti, è incredibile. Mamma, anche noi siamo turisti. E ora stiamo per andare, ecco, possiamo passare? Vieni. Siamo turisti, dobbiamo, per caso. Dobbiamo andare ora dallo store dell'M&M's, ragazzi. Stupendo, ragazzi. Madonna, mi fa impressione.